sei sicuro sia una buona idea entrare di nuovo nella casa del vicino? Io... Assolutamente, Luke! Io magari sto fuori. Ti aspetto qui, dai. Dai, dobbiamo avere la nostra vendetta dall'ultima volta. Ma chi se ne frega? Vado prima io, visto che tu hai così tanta paura, dai. Voglio vedere cosa nasconde. Vai, vai. Ok, mi sono infilato nel cunicolo. Perfetto. Di qua da questa parte dovremmo essere nella sua cantina, forse. Vai, 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 vai. Ecco la porta. Oh, da qui sbuchiamo verso l'esterno. Ah, oddio. Svegliati, Espi, svegliati. Cosa c'è? Dai, che ci ha catturato. Come sempre, te l'ho detto che finisce sempre male. Guarda dove ci ha rinchiuso. Ma come ci ha catturato? Nella sua casa ci ha rinchiuso. Oh, mio Dio, ci siamo fatti beccare come due fessi. Ma è proprio lui, è proprio il vicino, sei sicuro? Sì, 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 sono sicuro. Ah! Cos'è stato? Non lo so, penso che sia la maledizione di questa casa. Dai, Luca, dobbiamo svignarcela. C'è un iPhone qui. Ma è il tuo, Luca, che l'hai mollato? No, credo. Ok, non lo so. Forse dobbiamo farci qualcosa col telefono. Guarda quante strade ci sono. È pieno di stanze, è pieno di enigmi strani. Dobbiamo capire come uscire. Sicuramente ci sarà un posto. Questo cos'è? Oh, io l'ho trovata l'uscita, Luca. Oh, sì. Aspetta che è tutto buio. Col telefono posso far luce, è spettacolare. Vabbè, allora usciamo. Ma mi sa che è questa la porta d'uscita. Quella per la cantina. Sparrata. Serve una leva e una chiave d'accesso. Ottimo. Qua ho visto questo, Espi. Sembra un generatore. Oh, pulsanti. Ha funzionato! Aspetta, guarda! Che cosa? Guarda la finestra! Ha acceso uno di quelli! Perfetto, Luca, dobbiamo trovare gli altri allora! Direi che dobbiamo trovarne sei? Sono un sacco! E soprattutto dobbiamo fare attenzione a lui, Luca, perché mi sa che qui intorno... Salvi! C'è qualcuno? Oh mio Dio, è gigantesco questo posto! Te l'ho detto! Attento alle trappole però! Se ci cadi dentro sei finito! Qui c'è pure un animaletto domestico, guarda! È un phantom! Guardalo! Cosa c'è? Un'altra porta? Mi sa che siamo... Non lo so, è forse... Yo, over here. Cos'è stato? Non lo so! Penso che siano i manichini parlano, Luca! Guarda! L'armadio nasconde qualcosa. Posto per nascondersi! No, per terra! Spostati! Per terra? Hai ragione! Oh, c'è della redstone! Mi sa che riusciamo magari a attivare qualche meccanismo in questa maniera. Però non l'ho ancora visto. Sicuro che sia veramente qui? Sì, guarda. Non è che è uscito per una crociera, ma questi sono soltanto quadri. Sono veramente curioso di capire dove si trova. E questo cos'è? La porta è aperta. Fa rumore! Forse è meglio non fare troppo rumore, no? Dici? Ma di qua è sbarrato? Oh no, qua ci sono le sue sedie che bloccano la porta. Ah! Oddio santo! È lui! Oh, guardalo! È lui! Porca miseria! Arrivo, Luca, arrivo! Si è messo sul divano! Cosa diavolo sta succedendo qui? Forse è meglio andarsene. Troviamo un'altra stanza dove andare. Forse è meglio andare. Vieni qua, vieni miseria, di qua. Porca miseria. Ma cos'è questa cosa? Si è aperta una scala. Non c'era, qui vero? Non era aperto prima. Che spettacolo. Lo sento, Luca. No, chiudi. Porca miseria. Vado. Via. No, non dirmi che mi sta seguendo. Non mi stai seguendo, vero bel vicino? No, c'era con me. Ok, ora che siamo tornati, possiamo vedere cosa c'è qui dentro. Dai, guarda nei cassettoni, c'è qualcosa? Oh, porca miseria, non c'è nulla. Ma questa? Qua c'è la porta. Aspetta. Guarda qui. Cosa c'è? Cosa hai trovato? Niente. Come niente? Ma hai guardato anche qua dietro? No. Qua dietro c'è una chest. Però è dietro delle sbarre di legno. Quindi dobbiamo assolutamente spaccarla in qualche maniera. Qualcosa. Dai, Luca, datti un'occhiata intorno. Assolutamente. Dove sei finito? Guarda cosa c'è sotto le scale. Oh, guarda. Una chest con un piccolo... Cos'è questa cosa? Cosa è per spaccare il ghiaccio. Non lo so, spacca ghiaccio, Luca. Ghiaccio. Dobbiamo trovare il ghiaccio. Sì. Io mi ricordo che una volta avevo una piscina con uno squalo e si ghiacciava, ma non so se c'entra qualcosa. Oh, qua manca della redstone. Oh, bisogna mettere una serie di pezzi di redstone, penso. Ah, ne mancano un sacco. Sì, guarda, ben quattro. Vabbè, basta tenere gli occhi aperti. Un generatore. Oh, un altro. Premilo. Oh, la palestra. Una palestra, veramente? Oh, qui c'è un altro shulker, ma è chiuso. Qui un altro shulker, però bloccato. Qua c'è... dei proiettili. Dei proiettili. Allora, forse bisogna trovare anche il fucile del vicino. Fammi dare un'occhiata, che magari è da queste parti. Oh, guarda cosa ho trovato invece. Una leva da piazzare sulla netherrack. Non so di preciso dov'è la netherrack. L'ho vista. Oh, facciamo un sacco di progressi finché lui non ci trova. Questa. Così riusciamo a scappare. Cosa ha aperto? Non lo so, ho sentito un rumoraccio. Oh, c'è un'altra leva. L'hai tirata? La tiro io? No, tirala. Un altro bel rumorino. Mi sa che si sta prendendo qualcosa, ma non so cosa di preciso. Del latte e dei proiettili. Qua. Vieni. Dove sei? Ti ho perso, Luca. Cioè, si è liberato l'animaletto. Come si è liberato l'animaletto? Oh mio Dio. Ma no. Ma adesso ci perseguiterà pure lui. Guarda. E qui c'è una leva che può essere messa sulla sabbia.
Oh! Ah, è di qui. Aspetta che ho spento la luce per sbaglio. È di qui, è di qui, è di qui. Perfetto. Leva su sabbia, tiriamo e... come si apre il cancello? Oh, un altro generatore. Perfetto, siamo già al terzo generatore. Un codice. Crowbar! Dammi la crowbar. Arancione. Bisogna aprire tutte queste shulker per ottenere la crowbar, forse. Qua ce n'è. Oh, ho trovato un sacco di proiettili. Eppure un piccone per rompere. Ma questa non è nella lista. Lo so, ho visto, però cosa ci posso aspetta, fare? Aspetta, noi abbiamo trovato la gialla e la verde, tipo. Ce ne mancano altre tre, forse. E quelle dove c'era la redstone. Forse bisogna mettere tutta una serie di redstone. Forse la crowbar si ottiene dopo, quando si è messa tutta la serie di redstone. Nel frattempo... Ciao, bella sedolina. Forse l'ho visto lì in fondo. Ma fai molta attenzione. Di qua, Spino, siamo ancora stati. Ok, fammi dare un... Ghiaccio! Fucile, Luca! Guarda che roba! Come fucile? Lo prendi tu? Dai, te lo regalo. Sono gentile oggi. Perfetto. Guarda che c'è il ghiaccio. Dov'è il ghiaccio? Questo. Aspetta che lo spacco. Mi raccomando, coprimi le spalle. Ci sono. Perfetto. Allora, cerchiamo di capire cosa c'è invece in questa stanza. Una porta. Un generatore. Perché c'è una sedia. Non riusciamo a attivare da qui il generatore. Non possiamo. Allora, in questa porta cosa c'è? Shulker bianca. Una cesta. Ma è chiusa, ma porca miseria. Guarda. Ma che criminale. Cosa hai trovato? Un qualcosa per spaccare i mattoni. Luca, mi sa che anche vicino festeggia il Natale. Guarda che ha appeso le calze. Ma io posso spaccare questo. Ma come puoi spaccare? No, è vero, c'hai ragione. Cosa hai trovato? Un martello. Però voglio capire cosa fa il martello. Questo può rompere le recinzioni. Guarda, Luca, vieni qui. È vero? Ma allora è utilissimo. Cioè, è pieno. Qua c'è un'altra. Dove? Ok, spacchiamo. Generatore. E un'altra. Guarda, un altro fucile, Luca. Questo lo tengo io, mi sa, per sicurezza. Vedilo te. Di qui, Aspi, di qui. Che cosa? È vero. Vai. Una scala. Spacca. Di ferro o di legno? Non lo so, Luca. Guarda che qua c'è un'altra shulker box con altra redstone ancora. Ci stiamo avvicinando alla crowbar, mi sa. Luca, io l'ho... ho visto il vicino. Mamma mia. E io ho visto un modo di salire? Un modo di salire? Davvero? Cosa hai trovato? C'è una scala qua per salire qua sopra. Aspetta, fammi pensare. Forse... Bam! Guarda cosa non ti ho trovato. C'era un pulsante. Sei un genio. Ho pensato che forse era un pulsante di legno. E quindi l'ho attivato così. Una leva? Hai trovato una leva, veramente? Fammi dare un'occhiata. C'è qualcos'altro per qui? Per un blocco di diamante. Una leva per un blocco di diamante. Non so dove stia il blocco di diamante. Non l'ho mai visto. Aspetta! Mi è venuto in mente una cosa. Vieni qua, Luca. Forse questo non l'abbiamo ancora spaccato. Hai ragione. Questa era la shulker box mancante, forse. Una leva da mettere sulla endstone. Hai trovato un pezzo di endstone da qualche parte? Ah, di qua, te l'ho appena detto. D'accordo, allora. Via! Salve, signor manichino. Questo ci vuole abbracciare. Speriamo che non avvisi il vicino. C'è una shulker box lì. È la shulker box finale, Luca. Basta attivarla. Ma è chiuso. Ma come è chiuso? Ma porca miseria. Non si apre. Guarda cosa non ti spacco. E quello dove l'hai trovato? Ma scusa, te lo stavo dicendo prima. Un piccone che spacca i blocchi di redstone. E questa va qui. E zack. Problema risolto. Mio. Io ne metto uno. Perfetto. Piazziamo anche qualcosa. Tac. Attivo. E ora? Hai attivato la leva. Cosa ha fatto? Si è aperto qui. Si è aperta questa nuova area. Luca, io temo che questa fosse l'area in cui avevo visto il vicino prima. Sì, ok, è andato via. Sì, comunque era questa. C'è un aspirapolvere in mano questo. Prendigli, non lo so. Oh, mio Dio, gliel'hai preso veramente. Vabbè, comunque, io prima ho visto il vicino che si aggirava intorno a questo generatore. Corri! Ok, Luca, allora dobbiamo ritornare in quell'area. Abbiamo tutti i generatori. Sì, però ci manca, mi sa, una leva. La leva, è vero. Perfetto. E ci manca, mi sa. Ma è sbarrata. Allora ci serve, mi sa, il piede di porco per togliere le assi di legno. E poi anche una keycard. Espi, ci manca l'attico. Quello di prima, d'accordo. Aspetta. Ricordi che era sbarrato. Di qua. Che spavento. Che spavento che mi hai fatto prendere. Sei arrivato da di là. Tranquillo, Luca. Cosa vuoi che sia? Tanto prima o poi devi comunque morire. Spacchiamo questa cosa. Cos'è? Scusa, sono andato a prendere una chiave gialla. Ok, questa è una cosa molto strana. È una chiave... Forse so dov'è che va usata. Sei sicuro? Di qui. Attento! Corri! Si è preso solo delle sue trappole. Andiamo. Questa. Qui, dici? Beh, in effetti, Lucchetto, ha funzionato. Un bottone che può essere piazzato su un blocco di smeraldo. Dove l'hai visto un blocco di smeraldo? Da nessuna parte. Cosa c'entra lo smeraldo? Aspetta, io me lo ricordo. Eccolo qui. Tac. Aperta la porta. Aspetta che spacco. È chiuso. Vabbè, ma basta spaccare il ghiaccio. Scusami, Luca. E poi...
c'è una keycard. Come hai trovato la keycard? Veramente? Oh, che spettacolo. Anche dei panini e della roba da mangiare. Ma allora siamo a cavallo, Luca. Ci manca soltanto il piede di porco. Aha. L'hai trovato? Vediamo? Togliti, però sei troppo... Oh, eccolo! Ottimo! Eccolo qua! Andiamo. Perfetto, perfetto! Allora, giù! Perfetto, ho tolto i cartelli! La keycard? Ora, la keycard! Funziona così. Forse dobbiamo direttamente passare. Andiamo, Luca! Sì! È l'uscita! Da dove siamo entrati, Espi? Davvero? Vabbè, allora perfetto. È il posto giusto! Oh, finalmente! La scala verso la salvezza, forse! Andiamo! Corri! Corri! Ah, guardalo, Espi, guardalo! Corri, corri, per fortuna corri, si è fermato! Corri, corri. Si è fermato, ma quello non è il vicino, quella è l'ombra. Vabbè, non importa, Luca, andiamo dentro casa. Io non ne voglio più sapere di questa storia. Vieni, vieni. Basta. A casa, dolce casa, finalmente. Mi metto qua sopra, mi metto. Non voglio più uscire. Anch'io, in mezzo alle ragnatele e ai ragni, Luca. Meglio che stare in casa del vicino.